Allora, abbiamo con noi un'ospite nuova, mi fa molto piacere perché oltretutto abbiamo l'occasione di trattare di un argomento così importante e così spesso trascurato che non avete idea. Con noi l'ospite è la dottoressa Valentina Iacono, che è la responsabile dell'area rapporti tra l'azienda che la si ristora e coloro a cui si rivolge l'azienda, ovvero sia scuole eccetera. Allora, dottoressa, questo che faremo vedere stasera, che è il motivo della nostra chiacchierata, si è inquadrato in una manifestazione interessante. Quale? Esatto. Ci dica. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi. Anche, allora, ovviamente anche per noi, grazie. Se no non sarebbe qua. Grazie. Allora, mi preme fare una premessa. I cartoni animati appunto rappresentano uno strumento comunicativo efficace perché riescono a parlare non solo ai bambini ma anche agli adulti. È un linguaggio universale fuori dal tempo. Appunto, trattando temi di diverso tipo come può essere l'amore, la famiglia, l'amicizia, in questo caso è il tema della corretta alimentazione. Infatti cresce la tendenza ad utilizzare i cartoni animati per educare i bambini verso un esempio corretto di alimentazione. Certo, perché è un messaggio che è più diretto, sì, il cartone animato. È anche più facile e più comprensibile, certo, per i bambini, e quindi proprio per questo motivo abbiamo affidato il lavoro a un gruppo di professionisti milanesi e abbiamo realizzato questo cartone animato intitolato Nutriti di Salute. Perfetto, mi scusi, e questo cartone animato che ora cominceremo a vedere, sì, è stato inserito all'interno di cosa? Dell'evento che è stato organizzato dal comune di Ragusa e dall'assessorato alla pubblica istruzione, che è chiamato Scuola in Festa, dove è stata organizzata una giornata per i bambini, dove noi come azienda si ristora eravamo presenti con la distribuzione della merenda e poi abbiamo proiettato il cartone animato e io l'ho presentato. Perfetto, noi lo stiamo vedendo questi cartoni, esatto, animati, molto simpatici, sì, molto giovanili, molto vivi. La risposta qual è stata dei bambini? Allora, i bambini erano molto incuriositi perché l'hanno, diciamo, guardato con attenzione, diciamo, penso che è stato recepito bene, anche perché il messaggio è molto chiaro. Il cartone, diciamo, tramite i protagonisti Martina e Broccolina, che sono i protagonisti di questo, guarda caso, Broccolina di questo cartone animato, parlano di corretta e sana alimentazione. Esatto. La corretta e sana alimentazione ovviamente vuol dire seguire una dieta diciamo sana in termini di quantità e varietà. Infatti, tra i modelli alimentari più rinomati spicca quello della dieta diciamo mediterranea, certo, certo, proprio per la qualità e quella l'aspetto vera, nutrizionale. Quella vera, quella, sì, vera. E infatti il cartone animato appunto tramite i personaggi Martina e Broccolina abbiamo, ecco, spiegato ai bambini quali sono gli elementi fondamentali, gli alimenti fondamentali da assumere. Perfetto. Ma dottoressa, ora riprenderemo questo. Sì. Ha assodato le scelte per i bambini che poi sono bene o male universali. C'è anche un'altra componente, tra la quale so che la sua azienda si occupa in modo particolare, e che è un'altra componente base del tutto. Il mangiare deve essere sano, ma deve essere anche sicuro sotto il profilo igienico e così, esatto, via, no? Esatto, infatti gli alimenti noi trattiamo intanto tutti i prodotti locali ragusani, prodotti DOP, IGP, sono tutti prodotti ovviamente tracciati. Quindi dall'olio, quindi, andare avanti. Sì, tutto. Sì, sì, sicuri, quindi ci teniamo in questo, ecco. A Ragusa, perché so che agite anche fuori Ragusa, sì, a Ragusa avete scuole, roba simile? Sì, abbiamo tutti gli asili e le scuole, alcune scuole primarie del comune di Ragusa. Perfetto, so che lei è anche una di quelli che va a fare i controlli. Sì, diciamo, effettuo dei sopralluoghi periodicamente, interagisco sia con i dirigenti scolastici, con le insegnanti, vado a vedere quali sono le criticità, le cose che non vanno. Perfetto. Bene. C'è un momento, suppongo che le capiti, sì, di andare quando i bambini mangiano. Sì, esatto, ecco, sempre, vado sempre. Lei da donna, come vede, come sente che reagiscono a questa idea che mangiano lì? Allora, i bambini sono, diciamo, contenti perché è un momento di, certo, di svago ovviamente per loro, ma anche e poi di socialità, no? Sì, di socialità, ma anche un momento educativo perché, diciamo, anche grazie all'aiuto delle insegnanti riusciamo a far capire ai bambini quali sono gli alimenti corretti che devono assumere durante la giornata, anche se non è molto facile, devo dire. Me ne immagino. Perché purtroppo non sempre i bambini mangiano tutto.
di quello che noi proponiamo nel menù della giornata. E mi perdoni, riguardo al bere? Al bere i bambini ovviamente, vabbè, l'acqua che certo, è la cosa fondamentale, però da evitare assolutamente le bibite gassate, quello è, mi sembra scontato. E le quindi questo zuccherate. Non vengono date le bibite? No, solamente acqua. Perfetto. Benissimo, allora, mentre continuano a scorrere questi cartoni matti, sì, dicevo, questa iniziativa, questo discorso di provare a trasmettere almeno le basi di quelle che sono un'educazione alimentare, partendo da coloro che lo prendono all'inizio, cioè i giovanissimi, anche perché purtroppo sembra che la percentuale di bambini obesi italiani non solo sia molto alta rispetto alle altre nazioni, questo può darsi perché mangiamo un pochino meno male, sì, o meglio, esatto, ma è anche in crescita. Sì, infatti. Lei quando ha occasione di parlare con i responsabili delle scuole, sente che anche loro sentono questo problema? Sì, purtroppo innanzitutto si dovrebbe far capire alle famiglie che l'educazione alimentare nasce a casa. Poi c'è la continuità ovviamente a scuola, però le basi si pongono a casa corrette, quindi purtroppo con l'avvento dei junk food, cioè il cibo spazzatura, è molto difficile fare capire ai bambini quali sono gli alimenti anche corretti. Anche perché sono bombardati di pubblicità, sì, spaventose. Quindi merendine, snack salate, certo, dolci, ovviamente che sono tutte cose che non fanno bene. Quindi noi lottiamo ogni giorno, anche grazie all'aiuto delle maestre, a cercare di far capire alle famiglie, ma soprattutto ai bambini, quali sono gli alimenti corretti da consumare durante la giornata, come anche la merenda. Infatti quest'anno noi abbiamo introdotto una novità importantissima, che è stata la merenda a scuola. Ecco, e come, che merenda date? Per esempio, noi proponiamo una merenda che va o dalle carote o ogni tanto la pizza, alterniamo con la frutta, quindi tutti, diciamo, alimenti abbastanza sani, salutari, in modo da far capire ai bambini anche quali sono i corretti, diciamo, alimenti da consumare durante, certo. Quindi, metà mattinata. Comunque in tutto questo è chiaro che la frutta e la verdura hanno una componente fondamentale. Sì, infatti maggiormente noi proponiamo sempre la frutta, la teniamo con la mela, la banana, oppure le carotine. Noi abbiamo la fortuna di avere le nostre carote GP che sono fondamentali. Sì, ragione. Sì. Ogni tanto poi per farli contenti proponiamo anche la pizza bianca. Sempre carote, penso. Sì, infatti, però è preparata fresca. Non ce lo vedo entusiasti, meglio la pizza che la fanno. Poi la pizza ai bambini penso che la adorino. Vabbè, ma chi non la adora? Non la adorano solo i bambini. Allora, benissimo. Allora, all'interno di questa manifestazione interessante, abbiamo avuto questo, la dottoressa Iacono ci racconta. Allora, a conclusione di questo discorso, dalla sua esperienza fatta sul campo, che è fondamentale, credo che lei sia da più di un anno che ha seguito, sì, questo, sì. Ha visto, andiamo verso la parte finale di questa chiacchierata, ha visto una maggiore sensibilità nel tempo svilupparsi? Sì, perché i bambini, la scuola inizia mediamente a settembre, no? Iniziano in un modo e poi pian piano, anche assaggiando le varie pietanze, riescono ad abituarsi. Quindi si può provare anche una certa forma di educazione alimentare? Sì, sì, sì. Infatti la refezione serve anche a questo, perché anzi molte mamme a volte ci ringraziano perché dice: ma mio figlio a casa questa pietanza non la mangiava assolutamente, invece voi siete riusciti in quello che io non sono riuscito a fare a casa. Quindi per noi è un motivo di grande soddisfazione. Ma certo, ci mancherebbe. E ultima cosa, e da parte invece della scuola, della controparte, ha visto crescere anche questa sensibilità o no? Sì, sì, sicuramente, anche le maestre ci aiutano molto in questo discorso, sono molto più attente, cerchiamo insomma di fare un gioco di squadra tra noi, le loro insegnanti, i dirigenti scolastici. Perfetto, comunque c'è il famoso discorso della rete già. Sì. E concludiamo, ora le scuole si sono appena chiuse, si riprenderà a settembre, da parte della società della Siristora, ma in generale, c'è in animo, mentre continua a scorrere questo delizioso cartone animato, c'è in animo qualche di puntare a qualche novità, c'è l'idea di qualche novità? E ancora non sappiamo, dobbiamo valutare un po'. Ma voi avete cose. Una
una parte della gente che studia eventuali nuovi ingressi. Sì, sicuramente ora faremo delle riunioni e vedremo di introdurre qualche altra novità per il prossimo anno, vediamo, però ancora non vi svelo nulla perché se non... Comunque ci state lavorando. Sì, ci stiamo lavorando. Allora ci diamo appuntamento dopo, siamo ricevuti, ringraziamo la dottoressa. Grazie a voi. Responsabile dei rapporti tra la Siristora e le scuole, gli ospedali, eccetera, eccetera, e abbiamo sentito l'importanza dell'educazione alimentare trasmessa in occasione della scuola in festa anche attraverso un delizioso cartone animale che insegna in teoria ai bambini, ma in realtà ai bambini, ai loro genitori, a tutti quanti, a mangiare meglio, perché è interesse di tutti noi. Dottoressa, grazie, buonasera. Grazie, buonasera.